是多么想念你，姑娘呀，我是多么想念你。Passeggeri provenienti da Hong Kong con il volo Thai 233 sono pregati di presentarsi al controllo passaporti. Taxi? No, non so. Ciao, mi scusi. Di niente, i taxi sono laggiù. Grazie infinite. Prego. Grazie ancora. Prego. Mi scusi. Ehi, aspettavi quella persona o sbaglio? Di che si impiccia? Signore! Dica lei, signore! Ancora lei? Mi sono già scusato, no? Sì. Le dispiace togliersi gli occhiali? Beh, no. Perché? Oh, sì, è lei. Ne ero sicuro, signor Chang. Bentornato. Ma allora tu sei... Ma io sono qui per accompagnarla da suo padre. Prego, di qua. Salve signorina, è un piccolo bacio, eh? Ciao, signor Chang. Signor Chang, il nostro treno parte domani. Vado ad acquistare i biglietti e se vuole ci passo io all'ufficio immigrazioni. Sì, grazie, vai. Faccio presto. Prego, compili questo modulo. Cosa prendo? Possiamo bere insieme qualcosa?
Senti, bella strega, tu sai tutto di me, ma io non conosco nemmeno il tuo nome. Lesu. E il mio dove l'hai letto? Sulla mano? Certamente. Ti piacciono queste sculture meravigliose? Sì, sono straordinarie. Scappa, mettiti in salvo. La lezione è finita. Viaggiare mi mette fame. Una fame da lupi. Anch'io. Ho un buco qui nello stomaco. Oh, che sorpresa, tu. Che fine hai fatto ieri? Ti ho cercata dappertutto. Anch'io. Beh, lasciamo stare. Non parliamone più. Senti, devo dirti una cosa. Di un po', ti fermerai a lungo? Non vuoi sederti. E dove? Su, alzati e vai a passeggiare un po'. Io sto benissimo qui. Dai. Guarda quel posto, mi sembra migliore. Sì, ed è accanto a uno splendido pollo. Vai. Sediamoci. Mi faccio un po' di questo. No, è una botte. Che intenzioni hai? Ho intenzione di seguirti dovunque. Oh, e perché? Perché le nostre famiglie abitano nello stesso villaggio. Ah, adesso capisco come hai fatto a indovinare tutto. Credi che reggerà ancora per molto tempo il macinino, Salve! Se cerchi una ragazza, arriverai quando avrà perso la verginità! Aspettami qui, calmo e tranquillo, Buono. Di un po', vieni veramente a prendere qualcuno? Rispondi quando parlo. O sei qui per far ridere i viaggiatori? Per questo hai rispolverato il macinino? Ehi! Rispondi quando parlo. Thank you.
Che cosa aspetti a scendere? Andate avanti, ho da fare, io ho un peso sullo stomaco. Oh. Ehi, ma chi sarà quel tipo? Forse è il nuovo amichetto della nostra bella. Ma non vedo mio fratello. Oh, ti sbagli. Guarda, eccolo là. L'avete vista? Colleziona amichetti come si fa con le farfalle. Ma non a gusto. Non faccio per dire, ma tra i presenti si sceglie sempre più fessi. Lo hanno aggredito. Cinque contro uno. È sleale. Vado a dargli una mano. No, ce la farà da solo. Una mano gli farà comodo. Perché ti metti contro un amico? Chi sei? Te l'ho detto, un amico. No, no, amici! Fermatevi! Fermatevi e smettetela! Siete impazziti! Due fratelli non devono mai litigare! Tu! Ora vi presento Chang, fratello maggiore. Shen, fratello minore. Ah. Shen, combatti bene. Anche tu, Chang, te la cavi. Arrivederci, Chang! Ancora lei! Del villaggio, la conosco da quando è nata. Allora non capisco perché non me l'hai detto prima. Ho cercato di dirtelo sul treno. Ma avete risposto che non sentivate. Alla stazione c'era suo fratello che era venuto a prenderla. Suo padre e il vostro si odiano, sapete. E vostro padre vorrebbe che lo aiutaste. Si tratta di una contesa fra le vostre famiglie. Per questo vi ha richiamato. Devi aiutarci. È importante per noi. Se iniziate, dovete andare fino in fondo. Qualunque cosa accada. Giusto. Ah, sporco pollo, mi ha cacato addosso. Colpa tua, perché non lo lasci in pace? Ti è piaciuta Bangkok? Per niente. Perché? Mi hai rotto le scatole. Non voglio più lavorare per te. Vieni qua. Parla, che tipo è? Penso che ci costerà caro. Quello è un duro. Occorrerà farlo fuori con la pistola. È un colpo solo. Imbecille!
le armi, fanno troppo rumore. Questo è nostro padre. Papà. Bene, figlio mio, fai onore alla famiglia. Hai fatto buon viaggio? Sì. Ah, e a Hong Kong, come te la passi? Bene. Chang, ecco mia madre. Desideri riposarti? No, grazie. E mia madre? Vive in un'altra casa, vicino al fiume. Vorrei andarci. Vi accompagno io. A più tardi. Mamma, sono io, il tuo Chang. Oh, oh. Mamma, ti sei fatta male? No, non è nulla. Vieni, siediti. Oh. Le tue gambe sono malate. Sì, figlio mio, ma non preoccuparti. Perché sei tornato? Perché papà mi ha richiamato, sai, credo che si trovi nei guai. Se li è cercati? Forse, ma io devo aiutarlo. Perché tu non vivi con lui? Vivere con lui? Quella non è più la mia casa. Mamma. Adesso ci sono io. Non ci tornerò mai più. Ti capisco. Vedi, quella non è più la mia casa. Hai ragione. E poi c'è troppa gente. Io preferisco vivere da sola. Non sarei mai venuta qui, lasciando tutto quanto a loro. Vedi, se solo avessi sperato nel tuo ritorno, avrei sopportato ben altre umiliazioni. Devi avere cura dei tuoi occhi. Questo lavoro ti fa male. Ma se ci vedo ancora, molto più di un'aquila. Chang, ti ho allevato da sola. Con queste mie mani. E sono ancora in grado di badare a me stessa. Non voglio niente. Non mi serve nulla. Sei tornato. Questo solo conta. Certo. Sono così felice di averti rivisto. Dimmi che resterai con me. Dimmi che non andrai più via. Papà, non entri. Preferisco aspettarti qui. Bene. Sbrigati. Shen! Eh? È ancora lontano il cantiere? Abbastanza. Dobbiamo guardare un fiume. Ah. Papa.
Di alla mamma di tornare. No, ho già provato. Ma adesso, adesso ci sono anch'io a casa. Sì, ma questo non c'entra. Il fatto è che non si lascerà mai convincere. Ha delle idee molto precise. Vedi, mi odia. E poi... I suoi uomini stanno rubando tutto il nostro legname. Andiamo, brighiamoci. Dove sono? Da quella parte, vicino al fiume. Derubando. Gou accuso di furto te e i tuoi amici. E che prove hai per denunciarci tutti alla polizia? Papà, ci penso io. No, lascialo. Se la caverà da solo. Che ti avevo detto? Buongiorno, è un piacere vedersi qui. Sono molto onorato, volete accomodarvi? No, io preferisco discutere qui fuori. Ah, e di quale affare dobbiamo parlare? Mi ascolti e apra bene le orecchie se vuole chiarirsi le idee. Innanzitutto lei è un essere ignobile. Come avete detto? Avete incaricato i vostri uomini di rubare il mio legname questo pomeriggio. Vi accuso di appropriazione del mio materiale. Ma voi vaneggiate. Comunque, me ne assicurerò subito. Go! Go! Oggi qualcuno dei nostri è andato nella loro riserva. Avanti, parla. Non so, padrone.
Ti ho ordinato di parlare. Su, rispondimi. È stato Pang, padrone, perché ha tanto bisogno di soldi. Ah, sì? Basta ora. Non può morire per così poco. È un fatto gravissimo. E lo rimpiangerai per tutta la vita. Sono mortificato. Resto a vostra disposizione per qualunque cosa. Allora uccidilo. Papà, calmati. È un essere umano. Shen, andiamo via. Desolato, arrivederci. Ascolta. Dobbiamo liberarci di loro anche se non sarà facile. Giorni fa mi parlavi di un campione di karate. Assoldalo. Va bene. Shen, oggi è il mio compleanno. Ho organizzato una festicciola, ti aspetto. Grazie, ma perché non inviti anche Chang? Vedi? Il legname, dopo la lavorazione, è pronto per il consumo. Che cosa vuole? Esu, ciao. Perché sei venuta qui? Do una festa e volevo invitarti. Ah. È il mio compleanno. Su, vieni per me. I litigi dei nostri padri non ci riguardano. Sono come bambini che si impuntano sulle stupidaggini. Devi venire. Allora, a stasera. Benvenuto. La sua visita mi fa molto onore. Spero che la serata sia piacevole. È solo? Certamente. Thank you.
我爱想念你，姑娘呀，我是多么想念你，姑娘呀，我是多么想念你。 Perdonerò mai per essere andati a quella festa. Per colpa vostra ora sono in debito con lui. Voi due, perché li avete accompagnati? È stato lui. No, lui. L'idea è venuta a te. No, a te. Non è vero. Bugiardo che non sei altro. Basta! Ora uscite. Immediatamente. Fammi passare. Miei due figli. I miei due bambini. Innamorati della stessa vipera. E io mi ero illuso che mi avreste aiutato. E invece mi hai messo in ridicolo. Mi hai trascinato nel fango. Non sei più degno di essere mio figlio. Ma non credi di esagerare. È tuo figlio come lo è Shen. È colpa tua. Se Shen non vale più di lui, l'hai educato molto male. Sei tu responsabile di quello che è accaduto. Papà. Lei non c'entra. Tu osi contraddirmi? Oh, ma papà! Papà! Basta! Lo ucciderai se continui. Papà, Shen è innocente. Sono colpevole soltanto io. Ascolta, io ti ho richiamato per averti al mio fianco e invece ti metti con il mio nemico e ti fai abbindolare dalla prima donna che incontri. Fermatevi! Se varcate quella soglia, non entrerete mai più. Comando io qui. Sia chiaro una volta per tutte. Figlio! Resta dove sei. Non ho più figli. E non ne hai più neanche tu. Un altro. Ne voglio un altro. Avete bevuto abbastanza. Voglio una bottiglia. Voglio bere quanto mi pare. Pagherò. Bene, subito. Dai qua. Vado ora? Sono certa che è cotto a puntino.
Ma niente iniziative, fa come ti ho detto. Devi seguire fedelmente le istruzioni. L'importante è colpire al momento giusto. Adesso l'esito dell'operazione dipende solo da te. Vai. Ciao. Ti piacciono le ragazzine? Ne conosco una, giovanissima, un corpo da sogno, straordinario. Mezzo sangue, padre tedesco e madre thailandese. Andiamo. Quanto costa? Dipende dal cliente. Per un bel giovane come te. D'accordo, portami da lei. Divertimento, se non sei troppo stanco. Ci vediamo dopo. Sei meravigliosa. Come ti chiami? Parlami di te. Il mio nome è Loco. Ancora non so come mi trovo qui. Mio padre mi ha abbandonato e mi sono arrangiata fra mille difficoltà. La vita è stata crudele con me. Non ne posso più, mi sembra di vivere in un incubo. Come mai sei finita qui? Il bisogno. Quella donna mi ha prestato dei soldi ed ora sono costretta a restituirglieli. Ti aiuterò io. Non dovrai più soffrire ora. Sorridi, sei così bella. Mi piaci. Chang, sei triste? No, perché? Dovresti riposarti, sei stanco. Non preoccuparti. Cerca di dimenticare. Conosco bene tuo padre, è fatto così. Ho sofferto molto per causa sua. Sai, quando lui emigrò, tu eri molto piccolo e mi ha abbandonata lo stesso. Vedi, ha sempre avuto un brutto carattere. Ma non è una buona ragione questa. Mi sembra di vivere in un sogno. Quanto stai soffrendo per colpa sua, ti capisco. L'ho sempre odiato per quel suo modo di fare. No, tu l'ami ancora. Non so, ma tu, torna da lui.
Allora, è stato piacevole? Quant'è? $1000. Tieni il resto. Su, alzati, fannullona. C'è un altro cliente che ti aspetta. Un momento. Non voglio che riceva altra gente. E come paga il debito? Voglio sapere a quanto ammonta. Altri 10.000. Ok. Vado a prenderli. Allora è tua. Non ancora. Finché non l'hai pagata. Non è forse questo il suo mestiere? Oh! Se questa lezione non ti è bastata, sono pronto a ricominciare. E in qualunque momento. Ti ammazzerò. Ti ammazzerò come un cane. Signore, sospettate qualcuno? Sì, mio figlio Shane. Oh, no, no, ti prego, non puoi accusarlo così. E chi è stato se non lui? E poi ho anche una prova. Ieri gli ho rivelato la combinazione. Per la polizia questa accusa non è sufficiente. La signora può testimoniare? Vi prego di credermi, non so nulla di questa storia. Tutto quello che so è che ieri l'ho cacciato di casa e ora lo vorrebbe vedere in prigione. Non hai cuore, ma com'è possibile? Papà, perché lo accusi? Dovresti difenderlo piuttosto. Osi consigliarmi? Lo accuso perché un ladro e come tale deve scontare la sua colpa. Smettila, è tuo figlio. E poi che cosa avrebbe commesso? Ha imprestato del denaro a suo padre e tu hai il coraggio di dargli del ladro. Non hai niente da insegnarmi. Io voglio solo giustizia. Fuori! Vattene via! Bene, me ne vado, ma non ritornerò. Cos'hai? Rispondi. Oh, bisogna chiamare un medico. Vuoi che richiami Chang? Signore, dobbiamo proseguire le indagini? No, basta. Basta così. Ve ne potete andare adesso. Grazie. Questa sera, al combattimento dei Galli, Shenby partecipa con il suo campione. Vuole vincere per riscattare quella puttanella. Ed è compito nostro farlo perdere. Sì, sono d'accordo. Il gallo si può drogare. Proprio prima dell'inizio del combattimento si afferra il gallo e lo si punge. Ma bisogna essere veloci. Il rischio è grosso, perché è un incontro molto importante e le scommesse saranno alte. Meglio, così vinceremo di più. Ed ora assisterete al fantastico combattimento del gallo del signor Shen contro il gallo del signor Taiwan. Il gallo del signor Shen ha al suo attivo molte vittorie ed è un avversario temibile ed esperto. Ed ora ecco il gallo del signor Taiwan. Anche questo è un campione. Le scommesse su questo combattimento hanno raggiunto delle somme vertiginose. Pensate, il signor Shen ha scommesso $20.000 sul suo gallo. Thank you.
È morto! Vedete? È morto! Il mio invece è vivo e vegeto, eh? Ho l'onore di rimettervi il prezzo della vittoria. Joe, ha drogato il tuo gallo. Grazie, ti devo la vita. L'auto di Gow è entrata nel cortile. Cosa? Avverti tutto il personale. Subito, subito. Corro a chiamare gli operai. Tu nasconditi. Resto io qui. Tu e lui, da quella parte. Vieni. Alt, fermatevi. Il mio padrone non vi permette di entrare in casa sua, chiaro? Tornate indietro immediatamente. Via, via, via. Ah! Chi vi ha autorizzato a entrare qui? Oh, no! Ma perché? Andatevene! Cosa sperate? Non otterrete proprio nulla! Attento! No, no! Oh, no! Bello! Oh, no! Andatevene. No, non toccarla. Lasciala, è sacra, non romperla. Ah! Oh. Mia. La colpa è tutta di mio padre.
fuori! Siete tutti dei miserabili, vi maledico! Tuo padre si illude di cacciarmi dalle mie terre! Digli che non metterà mai piede qui! Dovrà prima passare sul mio cadavere! Lesu! Stammi a sentire. Voglio che mi porti qui, tutti e due i fratelli. Questa storia mi ha stancato. Bene. Papà! Papà! Perché fai loro tanto male? Perché non li lasci in pace? Sei pazza! No, papà. Non sono pazza. Ti sei servito di me come esca per attirarli. E non hai pensato a quelli che potevano essere i miei sentimenti. Scendete subito. Questa volta siete in trappola. Avete. Questa è casa mia. Sei un verme. Ce la pagherai. Una volta per tutte. Fermi. Ah. Restate dove siete. Fermatevi. Smettetela. Papà. Tornate a casa vostra. Smettetela di combattervi. Finitela con questo odio. Ma che cosa vuoi? Ehi, ma che fa quello? Ferma! Ferma! Andiamo a vedere! Benvenuto, maestro. Salve. Ragazzi, questo è Clan. È qui per darci una mano. Viene direttamente da Bangkok. E vi garantisco che è più forte di tutti noi messi insieme. Venite a casa, vi aspettano. Signor Clan. Mm? Grazie, a più tardi. Salve. Salve. Seguitemi. Hai una penna? Mi dispiace. Accetto solo pagamento in contanti. Questi sono gli ordini. Ordini di chi? Del padrone, signore. Vallo a chiamare. Imbecille. La mia firma è conosciuta. Alla scadenza ho sempre pagato tutte le cambiali. Questa maledetta storia non mi convince.
Su, non essere arrabbiato. Parlandoci potrei fargli cambiare idea, non credi? Ah. Buongiorno, eccomi qua. Lei vuole parlare delle cambiali. Purtroppo non le ho più. E tu gliele hai date? Sì, sono stato costretto a consegnargliele. Se firma ancora, non ne uscirà più. Desolato. Calmati, questa non è una soluzione. Forse, ma bisogna uscirne ad ogni costo. Ehi, il signor Shen è qui? Credo di sì. Dov'è? Ah, eccolo. Dove vai? Non lo indovini. Ascolta, ti prego, è pericoloso. Padrone, padrone, vostro figlio. Su, parla. Beh, si è recato a casa loro. Eh? Ti scongiuro, rifletti. Devo andare, mio figlio è da loro, devo. Lasciami andare, lasciami. Non andare, ah. Te ne supplico, no. No, padrone, no. E adesso che cos'hai da dire? Perché comprate le mie cambiali? È ovvio, perché mi sei molto simpatico. Ah, pensavo che voleste ricattarmi. Vi piacerebbe che lavorassi per voi? Oh, ti sbagli e te lo dimostro. Ti restituisco tutte le tue cambiali. Anche quelle con molti zeri. E tua? Ma prima firma questo foglio. Allora, è tutto sistemato. Manca solo la tua firma. Insomma, voi volete che io mi impegni a far morire di fame la mia famiglia? No, non firmo. Ascoltami, si tratta solo di una semplice formalità. E così avrete la certezza di avere un compratore per il vostro legname. Il denaro non ha odore. Non essere difficile, hai l'acqua alla gola e ti serve del denaro. E solo io ne ho. Nessun altro è disposto a farti credito. Forse avete ragione, ma io non ci sto. Tenetevi i vostri soldi. Oh, comincio a pensare che ci prendano gusto. Ora vi diverto anch'io. Muove lo stendo. Fermi! Papà! Papà! Avanti! Prendetelo! Fermi!
dobbiamo scappare. Nascondiamoci. Certo, ma dove? Conosco un posto. Seguimi. Sì. Lesu. Sì? Dove vai? Me ne vado. Perché? Perché ho visto troppo. Che cosa? Che cosa hai visto? Tu. Tu che sparavi. Lesu. Bambina mia, ho agito solo nel tuo interesse. Nel mio? Sì, perché sei la mia unica erede. Tu sola conti. Non ho mai scordato il giuramento che io feci a tua madre quando morì. Prendermi sempre cura di te. Tutto quello che possiedo è tuo. Puoi disporne quando ne vuoi. Tieni i tuoi soldi. Non li toccherò mai, non li voglio. Grondano sangue. Hai ucciso per questo denaro. Io ti detesto. Sei un mostro. Come osi? Oh, sì. Ti sei servito anche di me. Lo hai fatto solo per denaro. Sei un assassino. Padrone. Padrone, è scappata. Lascia perdere. Questo è il momento per uccidere Shen. Deve morire. Bene. Mi dispiace. Tu lo sai chi l'ha ucciso, vero? Se è stato Shen, devi dirmelo. Chi è stato? Non è stato tuo fratello. Allora chi ha sparato? Tuo padre. Dobbiamo seguire quella ragazza. Ci porterà al nascondiglio di Shen. Attento a non fartela scappare. Bene, vai. Cosa posso fare per servirvi? Vorrei sapere se Shen si trova qui. È andato via. Dove porta questo sentiero? Al vecchio tempio. Ah, saranno nascosti laggiù. È possibile. Guarda, arrivano delle barche. E delle moto. È meglio nasconderci. Sì. Thank you.
Sono i ragazzi di tuo padre che inseguono Locu. Dobbiamo agire subito. Avverti la polizia. Fa presto. Sì. Ehi, ma cosa fate? La barca è mia. Vieni. Grazie. E fate attenzione. Dove stai andando? Alla polizia. E perché? Per evitare una carneficina. Ah, sì, una carneficina. Sì, fra Chang e Gou stanno risalendo il fiume in barca. Papà! Cosa vuoi fare? Non ti riguarda.
Shen! Clan, dov'è? Di là. Amore mio, come stai? Sei ferito? Saliamo lassù. Dividiamoci.